Sono Deodati Mosto, il salto del cigno! Finalmente ti sei deciso! Sono 2 anni che me lo prometti! Vediti forte, moglie! Fammi godere, marito! Maledizione! Scusate se interrompo il vostro coito, ma c'è un'importante questione da risolvere. Ma cosa può essere più importante del salto del cigno? Te lo dico io, cara. Lord Bristol, l'unico cliente di questa villa, è sparito. Prego colei che ogni giorno mi dà la forza per affrontare le avversità e mi ha mostrato la via della salvezza. Prego te, o Sara mia. Avanti, padre! Questa volta l'hai superata grossa, Riccarda! Che cosa intendete dire, padre? Lord Bristol ha abbandonato la villa e tu sei certamente di mezzo! Oh no, padre, vi giuro che non vi sono di mezzo. Ah, sì? Posso dimostrarvelo. Ho raggiunto il mio scopo. Addio. Bravo! Vecchia babbiona. Villa maledetta, buongiorno. Ernia, sono Milton. Potresti venire in sala rossa, gentilmente? Consensi. La prego, venga avanti. Si sieda, per favore. Ernia, sai per caso dove si trova Lord Bristol? Io niente sa, c'è niente c'entro. Strano, perché a noi risulta che tu l'hai visto andar via dalla villa. Sì, è vero, l'ho visto, lo volevo trattenere, ma lui se n'è andato. Comunque, io vi lascio, ho raggiunto il mio scopo. Addio. Bravo! 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 Bellissimo sto film, mi fa schiattare, è fortissimo. È vero, sapevo tutto io. Ma non lo feci con cattiveria, scusassi. Lo sai che Lord Bristol era l'unico cliente della villa, Ernia? Consenso. Ci paga una retta di 3.000 euro giornalieri. La sua ripartita e anche la nostra ripartita. Dobbiamo chiudere. Addio. Ma scusate, ma dove può mai andare un cieco piedato? Questa stazione, i treni scarseggiano. Ci sarà forse uno sciopero.